Ciao a tutti. La notizia è grande e inattesa. Il muro di gomma che ha sempre protetto Fincantieri e Costa Crociere nel processo per il naufragio della Concordia si sta incrinando. Un giudice coraggioso ha messo sotto accusa i due colossi della nautica per il mancato funzionamento del generatore di emergenza, che non è riuscito ad attivarsi perché era progettato male e non era stato collaudato. Quindi si farà un processo a questi due colossi perché possano spiegare quello che è successo e di chi sono le responsabilità. E questa volta Schettino non c'entra. Quindi finalmente parliamo di fatti, non di condanne a priori. Vediamo adesso il servizio di questa televisione privata che ha annunciato il processo. Verifiche sui collaudi, così interviene anche il Codacons, che ringrazia pubblicamente il GIP di Trieste e lo candida anche al premio Amico del Consumatore 2020, ma il caso appunto era la riapertura, un altro processo per la Concordia. Vediamo il servizio. Si annuncia un mini processo bis sul caso del naufragio della Costa Concordia all'Isola del Giglio e sulle responsabilità che potrebbero aver avuto sia la società armatrice Costa Crociere che la società che costruì il transatlantico, ovvero Fincantieri. Tutto ruota intorno al ruolo che ha avuto nel provocare danni ai passeggeri il malfunzionamento del generatore di emergenza che avrebbe dovuto attivarsi dopo il blackout che si era verificato sulla nave, un risvolto della vicenda che chiama in causa chi avrebbe dovuto collaudare l'intera procedura di ripartenza del sistema. Codacons, durante il processo svoltosi a Grosseto, aveva chiesto più volte, ma senza risultato, l'acquisizione del verbale di collaudo ed in seguito aveva preso le difese di un naufrago della Costa Concordia che metteva in relazione i danni da lui subiti con il perdurare del blackout a bordo della nave. Ora l'ultima puntata della storia. Il GIP del Tribunale di Trieste, Luigi Dainotti, ha respinto la richiesta di archiviazione della denuncia per diffamazione presentata da Fincantieri nei confronti del presidente del Codacons, Carlo Rienzi, il quale aveva affermato che in carcere sarebbe dovuto andare non solo il comandante Schettino, ma anche chi non ha collaudato il generatore d'emergenza. Dunque Rienzi dovrà subire un processo, ma per Codacons si tratterà anche dell'occasione giusta per conoscere finalmente tutta la verità sulla vicenda e, segnatamente, di chi sia stata la responsabilità della mancata ripartenza dell'impianto elettrico a bordo della Costa Concordia.